Nel primo anniversario della sua morte, la figura del senatore Guglielmone è stata commemorata dall'onorevole Foderaro nella sede dell'Istituto Italiano per l'Africa, del quale l'illustre parlamentare fu a lungo presidente. Erano presenti i familiari dello scomparso e numerose personalità del mondo politico, culturale ed economico. Il giudice costituzionale Ambrosini ha ricordato i momenti salienti di una vita esemplare. Lo rivediamo a Montecitorio nella seduta che doveva portare Giovanni Gronchi alla presidenza della Repubblica, insieme a una delegazione della CECA in un'udienza speciale concessa dal pontefice Pio XII, guidare De Gasperi nella visita alla prima sede della settimana Incom, alla solenne incoronazione del giovane re Faisal dell'Iraq. Di nuovo a Roma nel corso della visita del presidente del Brasile Kubitschek. E infine parlare in una riunione della CECA, organismo che il senatore Guglielmone, ha detto il giudice Ambrosini, vide come il primo seme di una nuova Europa unita, laboriosa, autorevole.